Primo giorno del MIPTV qui a Cannes, nel sud della Francia, appuntamento più importante per la televisione internazionale. Fino al 16 aprile, oltre 11.000 professionisti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento qui nel sud della Francia per vendere, comprare format e prodotti televisivi, che sono dai più vari possibili, dalle grandi reality show fino ad arrivare alle serie televisive più celebrate come Lost, NCIS, CSI e Desperate Housewives. Tutto il mondo dell'audiovisivo si dà appuntamento qui nel sud della Francia, in questo grande evento, con un grande evento di mercato. Ci sono rappresentati tutti i paesi del mondo, tutte le televisioni del mondo, e ricordiamo che quest'anno ospite d'onore del MIP è la Nigeria. Non solo, c'è anche una grande partecipazione del Brasile, e entrambi i paesi propongono una serie di rilevanti di incontri con produttori per raccontare come produrre, come realizzare serie televisive all'interno dei loro territori. C'è anche l'Italia, ovviamente, da registrare non solo la presenza del Roma Fiction Fest, ma anche dell'APT e ovviamente dei grandi venditori legati all'UNEFA, alla RAI e a Mediaset. 4 giorni di mercato molto intensi, dove gli scambi sono tantissimi. Basti pensare che la televisione hollywoodiana ha sviluppato un business da quasi 7 miliardi di dollari, di cui solo 4 dai canali che derivano dai canali satellitari sparsi in tutto il mondo. Quindi uno degli appuntamenti più rilevanti a un mese di distanza invece da quello che è il Festival del Cinema di Cannes, che avverrà qui sempre al Palais des Festivals.